Ciao ragazzi e ciao ragazzi, oggi un nuovo video, questa volta non è Avon, ma è un video tag creato da 2000 Zeida, cioè Cinzia, un super mega bacione. Allora, Cinzia, che molti di voi già conoscono, che anche lei è una collega dell'Avon, ha creato questo video tag. In realtà già esiste la versione My Life in Letters, vabbè, io l'inglese lo sapete. Lei ha voluto creare il My Makeup in Letters, perché ha pensato, giustamente. Ma la gente, ma che gli frega di sapere, cavoli mio, che letterine, io ci parlo di make-up, che sia un marchio, che sia un prodotto, che sia il nome di un colore di un prodotto, qualsiasi cosa inerente al make-up e alla bellezza. E ho fatto, che bella idea, sì, mi piace, voglio partecipare, quindi... La ringrazio ancora, come sapete già abbiamo collaborato e sono molto felice di rifare quest'altra collaborazione con lei perché è fantastica. Allora, cominciamo perché è bella lunga questa cosa. Allora, lettera Avon, come non menzionare Avon, sono una presentatrice Avon, con la che ci metti, Avon. Perché è una bella azienda, perché mi piace, perché mi ha dato tante soddisfazioni e continuerà a dammele. B. La palette blushissimi della Neve Makeup, big blush, cioè, mi piacciono molto i blush, soprattutto quelli pescati e rosa malva, mi piacciono più opachi. Però non vi farò vedere i prodotti perché sennò stiamo qua fino a dopodomani e poi le roba me la sono scritta perché sennò c'ho core. C. La cipria trasparente della Color Trend a me fa impazzire, mi piace veramente tanto, è finissima, leggera, non altera i colori, mi piace. Io non vedo l'ora di fare il trasloco per riprenderla qui dentro. Vabbè, comunque. C, no, l'ho detta C, la D. La lettera D, il colore Decadence di uno smalto della Nile Pro Plus dell'Avon. È un colore viola che io amo. Questo pure è viola, però quello è da più sul prugna perché c'è una punta di fucsia ed è metallizzato pure quello. È un colore che mi piace tantissimo. La E di eyeliner. L'eyeliner lo di qualsiasi marca, di qualsiasi tipo, è un amore odio. Perché? Perché lo amo, cioè è bellissimo da vedere. Però odio fare l'eyeliner, ci vuole tempo, pazienza. Io poi già da un occhio non ci vedo più. Però mi piace tanto il lei. F di fissatore per make-up, che sia dell'Avon che siano di altre marche, a me mi piacciono tanto perché aumentano i colori degli ombretti se lo uso singolarmente, mi fissa il make-up, mi rinfresca, mi piace. La G di gloss. I gloss li compro, mi piacciono, ma poi non li metto perché mi danno fastidio e mi appiccicano, poi tanto durano 20 secondi e mezzo, però continuo a comprare perché mi piacciono. H. Il colore della matita per sopracciglia della Neve Makeup per Roche, il colore più scuro, è Enna Red, H-I-N-N-A, non so come dileggo, Enna Red, bello, mi piace. Ed illuminante, io sono fissata per gli illuminanti, ma con tutto che ho comprato, la Blushissimi che c'ha l'illuminante, ce l'ho quello dell'Avon con crema, l'illuminante della vita mia ancora lo devo trovare. Non mi piacciono rosate, mi piacciono sul gold. Però qualcosa che dico, oh, oddio che bello che lo vedo a chilometri, voglio proprio sbrilluccicare qui, però senza, non mi piacciono gli illuminanti cotti, i glitteroni così, non mi piacciono. Quindi qualcosa che mi esalti ancora lo devo trovare. Allora, J è stata difficilissima, però... C'è uno smalto della Color Trend colore che sembra Tiffany, blu Tiffany, verde blu Tiffany, che si chiama Juicy, J-U-I-C-Y, spero si ripronuncia così, però c'è la J, quindi ci sto. K, Kiko mi piace, una marca che compro spesso, mi delude poche volte, buon rapporto qualità-prezzo, anche se negli ultimi anni alzati i prezzi, però vabbè. L, la lima per le unghie. Anche questo è un tasto a me dolente, ne ho una qua per esempio, della Sephora. Mi piace perché... Però pure qua è come l'illuminante, la lima perfetta ancora non l'ho trovata. Anche se questa era un pacco da 2, tipo 90, una cosa del genere, della Sephora, mi è piaciuta molto. La parte molto molto più grossa e la parte più fina.
la faccio vedere solo perché ce l'avevo sott'occhio. M, il primer dell'Owl Magix, mi piace veramente tanto, è uno dei miei primer viso preferiti. Perché è corposo, denso, va dentro proprio le pieghette, i pori dilatati, te levica come a porcellana. Però sento praticamente silicone puro da usare con parsimonia. N, il colore della palette degli elegantissimi della neve è il nocciola, praticamente è il nuancette. Proprio il neve nuancette più bellissime. Oh. L'opale top coat dell'Avon per lo smalto che dà l'effetto appunto opale, è veramente bellino. Sembri proprio a seconda di come muovi le mani, sembra che c'hai il guscio di un no, di un pesce, manco di una cozza. Comunque di un crostaceo, ecco la parola, molto bello. Q, la Q è stato un incubo, non riuscivo a trovare qualcosa con la Q, la Q. Allora mi è venuto in mente una cosa legata alla bellezza a cui io non ho mai provato, ma vorrei provare, qualche crema col Q10, perché mi hanno spiegato che per l'età che avanza e per i problemi di secchezza alla pelle che mi stanno venendo qua sulla mascella dovuta ai farmaci che prendo, mi hanno detto che potrebbe essere utile. Ancora non ho provato niente, chissà più là. R, il rosso, rosso inteso come ombretti, blush, rossetti, matite, io amo il rosso, mi sono fatta roscia, io amo il rosso a 360 gradi, il rossetto prima di tutti e gli ombretti ci sto in fissa, li provo, infatti una delle mie migliori amiche, Marianna, grazie tesoro, mi ha regalato un blush ombretto della Make Up Forever che è un rosso ramato perlato fighissimo. Io dove trovo rosso, ripio, perché poi sono difficili, perché poi tendono tutti al fucsia. Io mi voglio rosso fuoco, rosso sangue. Vabbè. S, sempre della palette Blushissimi, il colore, la cialda, Smoking, che è un top opaco, praticamente proprio grigio talpa. Molto molto bello, mi piace tantissimo. T, di Top Coat. Che sia smalto, che sia make-up, che sia del mascara, a me piacciono i top coat perché cambiano veramente i risultati, danno, fissano, aumentano i riflessi, che siano per gli smalti, quello che mi piacciono veramente tanto. Abbiamo quasi finito, sono bravissima! U è fantastico, cioè per trovare pure la U è il codice di quel blush ombretto che mi ha regalato la mia amica della Make Up Forever, che è UD01A. Ho vinto io. W, scusate. La Wycon è una marca che mi intriga tantissimo, ma non ce l'ho vicino e non l'ho mai beccata. Prima o poi proverò qualcosa, perché è una marca che mi intriga tantissimo. Ci sono un po' di cosette che vorrei provare. XXL Shine è il top coat dell'Essence che mi sa che neanche c'è più, che effetto gel. A me fa impazzire, lo uso sempre, mi fa durare molto di più il smalto, è veramente super mega lucido, lo uso sempre, mi piace tanto tanto tanto. Ci siamo. Y, Yves Rocher, mi piacciono tantissimo i mini i profumi dell'Yves Rocher, soprattutto quelli fruttati, cocco, vaniglia, more, pesca. Quelli piccolini mi piacciono veramente tantissimo. Z, la Z Palette. Ne ho una comodissima, ho fatto un sacco di spazio, togliendo tutte le vecchie palette, palettine, staccato tutto, messo in unica. Spettacolare, funziona a Dio. Io ne ho fatte un paio in cartone, ma non so la stessa cosa, c'è niente da fare. Niente, a me mi pare di aver finito lì, ce l'ho fatta. Ribacio tantissimo Cinzia, che è stata gentilissima a farmi far parte di questo tag spettacolare. Taggate tutti, voglio sapere tutti i vostri gusti del make-up, fatelo. Enza di Aesthetic Avon, Teresa, fallo anche tu. Valentina non ha più il canale, Martina. Tutte, fatelo, non mi vengono.
Ce l'ho tutte qua, tutte le facce, tutte le cose, ma poi non mi... Fatelo tutto e fatemi sapere, sono veramente curiosa. Vi taggo tutte, taggate, ritaggate, e espandiamo questo tag e incuriosiamoci, perché ci possono venire in mente di qualche marca, qualche prodottino che vogliamo provare. Niente ragazze, vi saluto, ringrazio ancora Cinzia, un bacione, ciao!